Bruno, innanzitutto bentornato, oggi hai fatto da ospite speciale, hai tradotto il tuo grande amico Lucas che è venuto a giocare qua a Modena. Cosa ci puoi dire di lui e del vostro rapporto? Oh, sicuramente è un giocatore che è un grande lavoratore, che ha sempre la voglia di crescere, di migliorare. È venuto qua con ansia di giocare, di conoscere questo palazzetto speciale, magnifico che abbiamo qua. I tifosi, è molto contento. Fuori è un grande amico che ho nella pallavolo, siamo insieme da tanti anni, abbiamo vissuto dei momenti belli, abbiamo vinto tante cose insieme. Speriamo di anche qua ritrovare questi bei momenti e fare una bella stagione, ma lui sicuramente è uno che darà di tutto per continuare a fare Modena sognare. Hai passato tanto tempo con la nazionale brasiliana, quanto volevi ritornare a Modena, quanto ti sono mancati i tifosi, i Pallapanini e tutto il resto? No, molto, veramente avevo un'ansia di tornare, di ricominciare qua a Modena. No, è una stagione sicuramente molto speciale, che precede le Olimpiadi a Rio. Io voglio fare molto bene quest'anno qua a Modena, perché abbiamo 4 campionati, no? La Supercoppa, la Coppa, la Champions League e il campionato italiano. Abbiamo tante possibilità di fare bene, abbiamo una bellissima squadra, un grande staff, una società, i tifosi, e tutto questo ti dà la motivazione di iniziare molto bene, no? E io sono contento di quello che ho ritrovato qua e spero che possiamo andare lontano. Quest'anno ci sarà anche la Champions League, una competizione che tu hai sempre voluto giocare, che ritieni forse la più, per club, la migliore al mondo. Sicuramente la migliore al mondo, tanti club dell'Europa, no? Club di Russia, di Polonia, di Turchia, e penso che le squadre italiane quest'anno si siano rinforzate tanto anche, sarà una bellissima Champions League. Noi abbiamo un girone che c'è Gdansk, che è una bella squadra, anche Novi Sad che sta sempre giocando bene. Dobbiamo, sai, provare dall'inizio di giocare con tutta la nostra grinta, perché è un campionato molto importante che possiamo arrivare anche in fondo, perché abbiamo una squadra per questo.